La più forte è sicuramente l'Inter, ma chi è la più bella del campionato? Al Sant'Elia si gioca anche per questo, con Cagliari e Bari deturpate però dalle assenze, 12 in totale titolari fuori. Allegri chiede i suoi punti salvezza, ma c'è l'Europa League all'orizzonte. A inizio gara sembra un Bari versione Chievo, unica trasferta vittoriosa per gli uomini di Ventura, che vanno vicino al gol del vantaggio con Alvarez, uno degli ex al 12esimo. Agazzi al debutto, al Sant'Elia si salva in calcio d'angolo. Ancora un tiro dalla distanza per i pugliesi, punizione di Allegretti, palla sopra la traversa. Sembra un buon momento per il Bari, ma a segnare è il Cagliari. Sembra Lionel Messi in area di rigore del Bari. Matri riesce a smarcare Daniele Conti, palla troppo facile da sbagliare. Terza rete dopo quelle segnate a Roma e Sampdoria in questo campionato per il capitano rossoblu. Fanno 21 in carriera nel nostro massimo campionato. Cagliari sempre in gol nelle ultime 16 gare in casa. Rivediamo ancora una volta i numeri di Matri per il gol del vantaggio cagliaritano. Minuto 26, c'è un destro da parte di Coman, palla che finisce altissima, ma è un buon Bari se non altro nella sua posizione di metà campo fino alla tre quarti, poi non riesce però a trovare il passaggio smarcante per i suoi attaccanti, Meggiorini soprattutto e Alvarez nel finale del primo tempo. Allora arriva il gol del 2-0, punizione severissima per il Bari, punizione calciata da Nenè, deviazione di Coman che mette il pallone alle spalle di Gilles, settimo gol in Serie A per Nenè, che finisce il suo digiuno che durava da 2 mesi e mezzo, gli porta bene il Bari a cui aveva segnato il suo primo gol in Serie A. Nel finale ci riprovano gli uomini di Ventura, il sinistro di Meggiorini finisce tra le braccia di Agazzi. Siamo al 45esimo minuto, ci riprova anche Alvarez, palla che finisce alta. Senza la sua spina dorsale, Ranocchia, Almiron e Barreto, Ventura ha ben poco da cambiare durante l'intervallo e allora lavora sul carattere dei suoi che tornano in campo con tutt'altro atteggiamento. Il bolide di Alvarez dimostra che il vento è cambiato, o almeno sembra. Dopo il tentativo barese del 49esimo minuto, al minuto 52 arriva il gol che dimezza lo svantaggio per il Bari. Ci prova e ci riesce Salvatore Masiello, grande lob sinistro, palla che si infila quasi nel 7, primo gol in questo campionato per il laterale di Ventura, seconda rete in carriera in Serie A che va riapprezzata ancora una volta con il portiere del Cagliari, Agazzi, che qui non può davvero niente. Passano però soltanto 60 secondi e Kossu trova il gol del 3-1, palla però toccata in modo determinante da Gazzi che spedisce il pallone di testa sul secondo palo, ancora una volta pietrificato Jean-François Gillet. Questo il terzo gol si è attribuito a Kossu in carriera nel nostro massimo campionato, l'ultimo l'aveva segnato all'Inter lo scorso 24 maggio. Minuto 62, non si dà per vinto il Bari che attacca sia sugli esterni che centralmente. Qui il destro di Belmonte viene deviato da Astori in calcio d'angolo. C'è lavoro per il portiere ex Triestina Gazzi nel finale della partita in area di rigore rossoblu, che ci prova dalla distanza con Donati, la formazione ospite. Ora il Bari domina, ma solo con le intenzioni. Prova a sfondare sugli esterni con questa azione di Belmonte, palla Donati, poi dopo il suo blitz in area sinistro sdrucciolevole finisce sui cartelloni pubblicitari. Grande ex inquadrato il tecnico Ventura, una promozione, una salvezza in Serie A con il Cagliari tra il 97 e il 98. Nel finale ci prova ancora con Castiglio ma non riesce, il Bari finisce 3-1, il Cagliari vince la sfida fra le più belle e si merita la corsa europea.